Mio primo grazie va al Signore per la gioia di ritrovarmi in questo luogo che mi è molto caro, perché agli inizi dell'Istituto Ecumenico, prima a Verona e poi a Venezia, ho avuto il dono, anche per l'amicizia di Tecle Vetrali, che saluto con molto affetto, di essere stato uno dei primi docenti di questo istituto. Il primo preside, sì, Tecle Vetrali. Un grazie specialissimo, e lo dico veramente con tanta gioia e sincerità, al Patriarca. So che è stato un sacrificio per lui venire, ma so che è un segno bello di amicizia. E devo dirvi, noi in fondo non ci conoscevamo, abbiamo avuto modo di conoscerci e poi nella CEI. Ma devo anche dire che la conoscenza si è andata approfondendo e mi sembra che stia crescendo nella forma più bella, che è quella dell'amicizia. Per cui un grandissimo grazie, l'assicurazione dell'amicizia, dell'affetto, della vicinanza, della preghiera, che so reciproca. Grazie veramente. Un grazie dunque a tutti quanti voi, docenti e studenti di questa comunità accademica. L'ultima occasione recente in cui ho visto tanti illustri frati assistere a una mia conferenza è stata all'Università Ebraica di Gerusalemme, dove, sapendo anche i vincoli che mi legano alla flagellazione, dove ho tenuto nel passato anche dei corsi e delle prelusioni anche, tutti i cari fratelli e amici della flagellazione sono venuti quando ho tenuto la lecture sulla religious leadership in febbraio scorso. Grazie dunque anche alle autorità dell'ordine che sono presenti, un grazie che mi permetto dire come già presidente della Commissione Ecumenica della CEI, perché la famiglia francescana, in modo particolare i frati minori, hanno dato un contributo molto importante al cammino ecumenico in Italia, in modo particolare con questo istituto, con la loro presenza qui a Venezia, che si irradia attraverso gli studenti e i docenti in tante parti d'Italia e del mondo. Un saluto finale anche a Riccardo Burigana, che è infaticabile animatore della conoscenza ecumenica dello studio nel nostro paese. Io vorrei rispondere a quattro domande che mi sono nate in rapporto alla scelta che Papa Francesco ha fatto del tema della misericordia come tema fondante di questo suo e nostro giubileo. La prima domanda è: perché la misericordia? La seconda: che cos'è la misericordia? La terza: chi è il Dio della misericordia? E finalmente la quarta: che cosa tutto questo dice a noi, in particolare al cammino ecumenico della Chiesa nel nostro tempo. Parto dunque dalla prima domanda: perché la misericordia? Il dato di fatto è che il Giubileo della Misericordia è stato indetto da Papa Francesco nel 50° anniversario della conclusione del Concilio Ecumenico Vaticano II, questa straordinaria esperienza della Chiesa del Novecento. In un luogo come Venezia io non posso non ricordare due protagonisti della storia della Chiesa veneziana. Uno, predecessore del fratello patriarca, e cioè Angelo Giuseppe Roncalli, Giovanni XXIII, e l'altro, prete veneziano, che ho avuto la grazia, l'onore di avere come predecessore a Chieti, il Cardinal Capovilla. Ebbene, qual è la memoria che vorrei fare di questi due? E la memoria tante volte narratami dal Cardinal Capovilla, con cui, da che sono arcivescovo di Chieti, era nato un rapporto molto frequente di amicizia, di affetto, di comunione nella preghiera. Mi raccontava dunque il Cardinal Capovilla della prima volta che Giovanni XXIII gli aveva parlato dell'idea di un concilio. Erano in auto tornando da una parrocchia romana e il Papa aveva detto: sai, gli uomini nel nostro tempo si riuniscono frequentemente per fare un aggiornamento.
Ci vorrebbe un aggiornamento anche per la Chiesa, ci vorrebbe un concilio. Capovilla rimase rigorosamente in silenzio davanti a questa esternazione del Santo Padre. Se non che due giorni dopo, a colazione, dopo la messa, quindi qui nel Patriarcato di Venezia, scusate, no, eravamo a Roma perché era già Papa, no? Dice Giovanni XXIII, sai, sto pensando che ci vorrebbe un concilio per la Chiesa, sai, per fare un aggiornamento, fare il punto di dove siamo, di dove andiamo. E Capovilla rimane rigorosamente in silenzio. Passano ancora due giorni, Giovanni XXIII, che era santo, ma era anche un po' curioso, per la terza volta dice di questa idea del concilio. E Capovilla insiste nel suo silenzio, al che il Papa chiede: è la terza volta che ti parlo dell'idea di un concilio e tu non dici niente, perché? Capovilla risponde: perché lei mi ha insegnato che quando era segretario del vescovo Radini Tedeschi, questo grande vescovo di Bergamo, e il vescovo diceva qualcosa con cui lei non era d'accordo, restava in silenzio. Al che Giovanni XXIII commenta: io lo so perché tu non sei d'accordo, perché vuoi troppo bene al Papa, ma perché sei poco umile. Vuoi troppo bene al Papa e pensi: il Papa è vecchio, inizierà un concilio che non potrà finire, farà una brutta figura con la storia. Ma sei poco umile, perché le cose non si fanno per fare bella figura con la storia, ma per obbedire allo Spirito Santo. E questo avveniva a poco meno di un mese dall'elezione al soglio pontificio. Dunque, la grande intuizione di Giovanni XXIII è stata che il concilio fosse un atto di obbedienza allo Spirito, e dunque una sorta di evento dello Spirito nella vita della Chiesa. Proprio per questo un grande atto di amore all'umanità, perché amare gli uomini e obbedire allo Spirito Santo è la stessa cosa. Questo Papa Francesco ce l'ha ricordato nella bolla di indizione Misericordiae Vultus, con queste parole: la Chiesa sente bisogno di mantenere vivo l'evento del Concilio. Per lei iniziava un nuovo percorso nella sua storia. I padri radunati in Concilio avevano percepito forte, come un vero soffio dello Spirito, l'esigenza di parlare di Dio agli uomini del loro tempo in un modo più comprensibile. Abbattute le muraglie che per troppo tempo avevano rinchiuso la Chiesa in una cittadella privilegiata, era giunto il tempo di annunciare il Vangelo in modo nuovo. La Chiesa sentiva la responsabilità di essere nel mondo il segno vivo dell'amore del Padre. Ecco dunque in queste parole di Papa Francesco l'intuizione di quanto il Concilio sia stato un atto di obbedienza a Dio, ma proprio per questo un atto di amore agli uomini, un atto di misericordia. Ed ecco perché anche è la misericordia, cioè l'amore gratuito, generoso, fedele di Dio per tutti noi e di noi chiamati a viverlo come suo dono, il tema di questo giubileo. Allora mi sono chiesto come questa ragione profonda possa essere declinata, e vorrei farlo attraverso tre indicazioni rapidissime. La prima: la misericordia è il grande motivo di questo giubileo, certamente perché è nel 50° del Concilio che esso viene di fatto celebrato, ma perché essa è il centro e il cuore della fede cristiana. Ecco dunque questo primo fondamentale motivo. Dice Papa Francesco: Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre, il mistero della fede cristiana sembra trovare in questa parola la sua sintesi. Essa è divenuta viva, visibile, e ha raggiunto il suo culmine in Gesù di Nazareth. Dunque, annunciare al mondo la buona novella significa annunciare al mondo la prossimità misericordiosa di Dio, di un Dio che non è mai stanco di cominciare ad amarci. Ecco la prima profonda ragione della centralità della misericordia, la sua centralità nella buona novella di Gesù. Dice ancora Papa Francesco:
abbiamo sempre il bisogno di contemplare il mistero della misericordia. E qui si intravede una seconda ragione. La misericordia non è solo il cuore del Vangelo, ma è anche la grande risposta di Dio alla sete del cuore umano. Siamo fatti per amare e per essere amati. Proprio per questo la risposta gratuita d'amore di Dio, la misericordia, è, cito ancora dalla Misericordia Vultus, fonte di gioia, di serenità, di pace e condizione della nostra salvezza. Misericordia è la parola che rivela il mistero della Trinità, misericordia è l'atto ultimo e supremo con cui Dio ci viene incontro, la legge fondamentale che abita nel cuore di ogni persona. Dunque, la misericordia è centro del Vangelo, ma anche la misericordia, sete, nostalgia più profonda del cuore di ognuno di noi. Abbiamo tutti bisogno di saperci amati e proprio così di imparare ad amare. E finalmente c'è una terza ragione che mi sembra di individuare per sottolineare l'importanza di questo tema della misericordia. E qui mi rifaccio al Magistero di San Giovanni Paolo II. Io ho avuto questa straordinaria grazia di predicare a Giovanni Paolo II gli ultimi esercizi spirituali della sua vita. L'anno dopo è morto, non a causa dei miei esercizi, no, ai quali fu sempre presente, a tutte e 22 le meditazioni, tanto che alla fine avemmo un'udienza privata e poi il pranzo col Papa che si prolungò per un'ora e mezzo e Don Stanislao ci lasciò soli. Fu un momento di straordinaria grazia. Ebbene, Giovanni Paolo II era convinto di una cosa che lui ha espresso nell'omelia della canonizzazione di Santa Faustina Kowalska, che come sapete è la santa, la giovane suora a cui il Signore si è rivelato nel cuore del Novecento come misericordia. Ebbene, qual è la convinzione di Giovanni Paolo II? Cito: dalla divina provvidenza la vita di quest'umile figlia della Polonia è stata completamente legata alla storia del XX secolo. È tra la prima e la seconda guerra mondiale che Cristo le ha affidato il suo messaggio di misericordia. Coloro che ricordano che furono testimoni e partecipi degli eventi di quegli anni e delle orribili sofferenze che ne derivarono per milioni di uomini, sanno bene quanto il messaggio della misericordia fosse necessario. Ecco la terza ragione. Giovanni Paolo II era convinto che al cuore del Novecento, the short 20th century, come lo definisce Osborne, cioè il secolo breve, ma anche il secolo più violento della storia, lo stesso Osborne ha dimostrato che a fine Novecento un terzo dell'umanità di inizio secolo era stata sterminata dalle guerre, dai genocidi, dalla violenza, tra l'altro della Shoah. Ebbene, al centro di questo secolo Dio ha voluto rivelarsi a una giovane consacrata semplicemente come misericordia. Qual è il senso di questo? Il senso, secondo Giovanni Paolo II, è che non si uscirà dalla violenza, dall'odio, dal conflitto, se non per la via della misericordia e del perdono. Sarà solo la misericordia che salverà il mondo. Ecco allora tre ragioni che ci fanno comprendere perché questo giubileo nel 50° della chiusura del Concilio sia stato voluto da Papa Francesco come giubileo della misericordia, facendo memoria di quel grande atto d'amore che è stato il Concilio per gli uomini. La centralità al cuore del Vangelo, del tema della misericordia, la centralità al cuore dell'uomo, dunque il bisogno e l'attesa, e infine la centralità nella storia di questo secolo di cui tutti siamo figli e da cui siamo da poco usciti. Una ragione teologica, una ragione antropologica, una ragione storica che fanno della misericordia un tema necessario da riscoprire e riproporre. Nasce allora la grande domanda: che cos'è la misericordia?
Bene, io ho scelto di rispondere a questa domanda attraverso quella che probabilmente è la via più semplice e anche più oggettiva, e cioè mi sono rifatto al linguaggio della rivelazione. Nel testo sviluppo la riflessione sul doppio fronte delle due lingue sacre della Bibbia, l'ebraico e il greco, ma nella esposizione che vi presento, per misericordia nei vostri confronti, mi fermo soltanto al riferimento all'ebraico. Dovete tutti sottolineare il fatto che l'ebraico, come si dice e come è per tutte le lingue semitiche, non è una lingua denominale, come sono le lingue occidentali. Cioè l'ebraico non procede per parole che sono semplici evocazioni di concetti. L'ebraico, come tutte le lingue semitiche, è una lingua deverbale, dove cioè ciò che è fondamentale non è il concetto, ma è l'azione, la narrazione. Detto in altre parole, le parole dell'ebraico non evocano semplicemente un'idea, evocano un'azione, una storia. Se non si capisce questo, non si entra in questo mondo straordinario, che proprio per questo è un mondo di singolare fecondità di pensiero. Ebbene, quali sono le parole che l'ebraico biblico usa per dire la misericordia? Io mi fermo su due parole fondamentali. La prima è la parola rachamim. Tenete presente che due parole ebraiche hanno un grosso peso, perché l'ebraico biblico in tutto ha 5.750 parole. E la risposta alla domanda come fa la Bibbia con così poche parole, tenete presente che l'ebraico moderno ne ha 80.000, una lingua moderna normalmente viaggia sui 100.000 vocaboli, l'arabo ha 1 milione di vocaboli, l'ebraico biblico ha soltanto 5.750 vocaboli. Ebbene, come fa a dire tutto ciò che dice del cuore umano, del mondo, della vita, attraverso così poche parole? La risposta è esattamente questa, che nella lingua santa, Leshon HaKodesh, ogni parola evoca una storia. E la parola rachamim, la parola che dice misericordia, in realtà ci racconta la storia di una gestazione, il concepimento, il grembo materno, quelle che Girolamo tradurrà le viscere di misericordia, la formazione del bambino, nella notte del grembo, il nutrimento, la nascita. Questa è la misericordia. Cioè la misericordia è la storia di una custodia, di una cura, di una prossimità provvidente e attenta. Questo è qualcosa di veramente molto molto bello. Per intenderci, quando parlo con quelli che più di tutti capiscono bene la teologia, e cioè i bambini al di sotto dei 6 anni, io pongo loro spesso una domanda. Bambini, vi ricordate quando stavate nel pancione di mamma? E normalmente più sono piccoli più rispondono sì. Bene, che cosa facevate nel pancione di mamma? C'era la luce? Dicono no, non c'era. E chi vi dava a mangiare? La mamma, no? E poi che facevate? E loro non sanno rispondere. Allora io dico, allora, vedete bambini, noi siamo nel pancione di Dio, come voi eravate nel pancione della mamma. Dio è il grande grembo del mondo, è la grande madre. E un giorno, quando saremo cresciuti grazie alla sua cura e alla sua provvidenza, noi nasceremo. Quel giorno gli uomini lo chiamano la morte, ma noi cristiani, ben sapendo che è la nascita, lo chiamiamo dies natalis, il giorno della nascita, no? La morte è la nostra nascita. Ebbene, questa è la prima idea di misericordia che l'ebraico biblico ci trasmette. L'idea di una visceralità, oserei dire, cioè di un amore senza ragioni, se non la ragione del bene dell'altro, che è accolto, custodito, generato la vita. Questo amore viscerale, più tenero di quello di una madre, pensate a Isaia 49, se anche una donna si dimenticasse del suo bambino, io non mi dimenticherò di te. Questa storia di una prossimità curante,
provvidente, custodiente è la misericordia. E accanto a questa idea fondamentale, che tra l'altro nelle lingue semitiche è comune, le prime parole del Corano nella Sura della Porta ci parlano del Dio misericordioso, e anche lì la radice è esattamente la stessa di Rachamim. L'altra parola che l'ebraico usa è la parola Chesed, che dice un'altra storia. Qual è la differenza sottile fra Rachamim e Chesed? Entrambi dicono un amore di prossimità, di vigilanza, di cura. La differenza però è che mentre Rachamim è una parola che evoca il mondo della relazione materna, femminile, Chesed evoca la relazione paterna, maschile. E la vera differenza è che rispetto a Rachamim, che dice un amore incondizionato, senza giustificazione, che non è l'amore, che non sia l'amore stesso, nella parola Chesed c'è sempre presente l'idea di un patto, di un'alleanza. Cioè è un amore che esige una risposta, che chiede una reciprocità. E questo è anche molto bello. Perché se noi fossimo amati solo di un amore di infinita gratuità e tenerezza, come evoca Rachamim, in realtà la nostra dignità, se volete, la nostra libertà, sarebbe in qualche modo sminuita o relativizzata. Ma Dio non ci ama solo come una madre, Dio ci ama anche come un padre, che ci chiede di stare al patto, di rispettare l'alleanza. Dunque c'è una paradossale reciprocità fra l'infinita gratuità dell'amore eterno e ciò che a noi viene chiesto come risposta e corrispondenza. Ti farò mia sposa per sempre, dice il profeta Osea, il profeta della tenerezza d'amore, ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nell'amore e nella benevolenza, nella fedeltà, e tu conoscerai il Signore. Qui torna il termine Chesed, cioè un amore pattizio, che sa stare ai patti, che sa rispettare e vivere la reciprocità del dono. Ebbene, è alla luce di questo racconto, contenuto in due parole, che io vorrei accostarmi alle figure determinanti della esperienza della misericordia. Da una parte la figura divina e dall'altra la figura umana. Come farlo? La soluzione per me è semplice: rifarci all'insegnamento di Gesù. Quando Gesù ha voluto farci comprendere che cos'è la misericordia, lo ha fatto con un racconto, la parabola cosiddetta del figlio prodigo, del padre misericordioso o dei due figli. Una parabola in cui, badate bene, ritorna precisamente la terminologia biblica della misericordia. In greco, misericordia si dice eleos esplankna, i due termini corrispondono rispettivamente a chesed e a rachamim. Quando ancora lontano il padre lo vide ed ebbe compassione, in greco è esplankniste. Dunque siamo di fronte anche filologicamente alla stessa terminologia. È l'amore dei Rachamim, l'amore materno-paterno di Dio. E allora ecco la terza domanda. Se questo è la misericordia, chi è il Dio coinvolto in questa esperienza di misericordia? Io qui vorrei dare cinque risposte, cinque come le dita di una mano, perché come diceva Ireneo di Lione, il figlio e lo spirito sono le due mani del padre, no? Dunque noi vediamo queste due mani come si porgono verso di noi. La prima caratteristica di questo padre, di questa figura paterna, materna nella storia di Luca 15 è quella della umiltà. Ecco, questo è un tema caro anche la tradizione francescana. Noi sappiamo che nelle lodi del Dio Altissimo, Francesco, dopo aver elencato la bellezza, la verità, l'amore, si rivolge
a Dio con questa formula folgorante: tu sei umiltà. Tu sei umiltà. Ebbene, che cosa significa questo tu sei umiltà? Noi sappiamo che nella tradizione ebraica, è un mondo che amo in modo particolare, anche perché sono tanti anni che vivo questa esperienza del dialogo, sono nella commissione ufficiale mista fra la Chiesa Cattolica e il Grano Rabbinato, e dunque ho tante occasioni anche di comune riflessione con il mondo ebraico. Nel mondo ebraico, ciò che avviene nella parabola del figlio il prodigo è scandaloso. Perché? Perché secondo Deuteronomio 21, 18, 21, quando un figlio si comporta come quel figlio, e cioè dissipa tombion, le sostanze, la vita che il padre gli ha dato, quel figlio deve essere lapidato alla porta della città. Questo è il precetto. Cioè la Torah, il Deuteronomio, ci insegna questo. Qui si avverte la sconvolgente novità portata da Gesù. Il Dio di Gesù, il Padre di Gesù, non è il Dio che applica Deuteronomio 21, 18, 21, ma è il Dio che accetta di autolimitarsi di fronte alla libertà del figlio. Ora, questa idea, nella tradizione mistica ebraica, è espressa, Isaac Luria per intenderci, no? Non so se avete mai visitato Safed, la città in cui Luria si rifugiò dalla Spagna dopo la cacciata dei Marrani, in Alta Galilea, una città piena di sinagoghe, piccole sinagoghe, a nord del lago di Galilea. Ebbene, Isaac Luria elabora un'idea straordinaria, l'idea dello Tzimtzum. Che cos'è lo Tzimtzum? Letteralmente Tzimtzum significa contrazione. E l'idea luriana è che la divina presenza, la Shekinah, si contrae nel Tempio di Gerusalemme. Ma da questa idea si sviluppa nella mistica ebraica un'altra concezione, e cioè che Dio, l'Eterno, accetta di autolimitarsi perché noi possiamo esistere davanti a Lui nella libertà e nell'amore. In altre parole, questo Dio che può tutto, questo Dio è così umile che davanti alla nostra libertà accetta di ritrarsi perché noi possiamo esistere nel rischio e nell'audacia della libertà. Guardate che siamo di fronte a un abisso. Dal punto di vista teoretico, speculativo, ci sembra un'idea inaccettabile che Dio sia umile. L'humus, il suolo, è quello dove noi di fatto già siamo. Più in basso non potremmo andare. Dio invece si abbassa. Ma è questa la grande intuizione che attraverso la parabola Gesù fa passare nella nostra idea di Dio. Noi non crediamo solo che Dio sia l'Eterno e l'Onnipotente. Noi crediamo in un Dio così eterno e così onnipotente che accetta di autolimitarsi. È quello che Francesco ha reso con quella invocazione folgorante: tu sei umiltà. E questa idea che il figlio ritorni dal padre, sapete che in ebraico conversione, questa è un'altra parola racconto, no? In ebraico conversione si dice teshuvah. Qual è la grande differenza rispetto alla conversio latina o alla metanoia greca? Che nella conversio e nella metanoia c'è il protagonismo del soggetto. Metanoia, cambio mentalità, conversio, cambio direzione. Ma sono io che lo faccio. Nella teshuvah l'idea è non più monistica, individuale, il soggetto, ma è duale, pattizia. Sono io che torno dal padre che mi aspetta. Questa è la grande novità della Teshuvah ebraica, cioè la relazione come base fondamentale della conversione. Il rapporto di un Dio così umile da autolimitarsi davanti alla tua libertà e da attendere il tuo ritorno.
Ecco allora una prima idea fondamentale. Badate, questa idea è fondamentale anche per l'ecumenismo, è inutile dirlo. Noi cristiani non crediamo nel Dio atto puro e motore immobile, anche se la scolastica ha molto sviluppato le idee aristoteliche. Noi crediamo in un Dio che, pur eterno e onnipotente, ha accettato liberamente di essere umile davanti alla sua creatura. Colui che ti ha creato senza di te non ti salverà senza di te. Ricordate Agostino. Seconda caratteristica di questa figura divina del Padre nella parabola. Non soltanto un Dio umile, ma un Dio speranzoso. Questo noi lo comprendiamo da una piccola parola, la parola è Macron. Quando era ancora lontano Macron, il Padre lo vide, gli corse incontro. Che cosa significa questa notazione, lontano? Significa che il Padre era lì alla finestra a scrutare l'orizzonte, cioè lo attendeva con desiderio. Vedete, la categoria di desiderio è una categoria occidentale molto bella, che come sapete deriva dal desideribus, cioè dal lavoro degli aruspici che vedevano le stelle nella notte e ne desumevano il destino degli uomini. Desideribus, dalle stelle si desumeva. Ma in realtà il desiderio è una sorta di anticipazione della presenza dell'altro. Fondamentalmente questo. E questo implica che il Padre nella parabola entra nella dinamica della povertà. La speranza è un'assenza che vuole essere colmata. Ecco, noi abbiamo a lungo parlato, soprattutto dopo la riscoperta degli anni 60, no? Ricordate di Theologie der Hoffnung di Moltmann, il principio speranza di Bloch, della speranza come categoria portante del cristianesimo. Ma quello che è importantissimo e che Gesù ci fa capire è che ad essere il Dio della speranza è il Dio cristiano, non semplicemente nel senso che è il fondamento e la garanzia della nostra speranza, ma che la sua grandezza è tale che egli accetta di autolimitarsi per desiderarci. Noi siamo oggetto del desiderio di Dio. Voi sapete che questo linguaggio un tempo veniva semplicemente designato come antropomorfico, ma in realtà la designazione è debole, perché la rivelazione di Gesù ci autorizza a qualcosa di molto più audace. Non è soltanto una proiezione del limite umano sul divino, ma è una fedeltà alla maniera in cui Gesù ci ha presentato il volto del suo Dio. Un Dio che spera, un Dio che ci desidera, un Dio per il quale ognuno di noi è importante, amato, amabile. Certo, noi tutti siamo pronti a usare questo linguaggio, dicendo che è un linguaggio pastorale, antropologicamente efficace. Spesso lo abbiamo fatto con la riserva di pensare che non fosse un linguaggio filosoficamente o teologicamente sicuro. Ecco, la sfida che io credo dobbiamo porci è invece di pensare che questo linguaggio è teologia. Ed è quindi anche stimolo al pensiero critico della fede. Giovanni Paolo II ha avuto l'audacia di pensare con queste categorie. E devo dirvi che lo stesso Papa Benedetto, in molti dei suoi scritti, prima da teologo e poi naturalmente come magistero pontificio, è stato sempre aperto a questa visione che facesse proprie le categorie bibliche, o per dirla con Jacques Maritain, in quel memorabile saggio Quelques réflexions sur le savoir théologique, dopo aver letto il diario di Raissa, che parlava della sofferenza di Dio, Jacques dice: forse queste pagine di Raissa ci aiutano a capire che non dobbiamo subordinare la teologia ad Aristotele, ma Aristotele alla rivelazione. Ecco dunque la grande prospettiva innovativa di questa idea di Dio. Terzo elemento. Che cosa motiva questo desiderio di Dio, questa speranza di Dio? Quello che noi potremmo chiamare
il suo amore viscerale per noi. Amore viscerale, Rachamim appunto, è un amore che non si fonda sul merito dell'amato, ma sulla assoluta gratuità e tenerezza dell'amore. È una sorta di pregiudiziale autodestinarsi di Dio. Il Dio di Gesù Cristo è un Dio che si è destinato all'uomo dall'Eterno, al di là della risposta. Cioè, noi tutti sappiamo che Dio ci ama anche quando noi non l'abbiamo amato, o se noi non l'amassimo. Questa è la convinzione profonda della fede cristiana. Dio non ci ama perché siamo buoni e belli. Dio ci rende buoni e belli perché ci ama. Sapete chi è che parla così? È San Bernardo, nel Super Cantica Canticorum. Dio non ci ama perché siamo buoni e belli, cioè in funzione del merito. Dio ci rende buoni e belli perché ci ama, cioè Dio si è destinato a noi con una scelta di amore incondizionato, viscerale, materno, alla quale noi possiamo solo corrispondere con lo stupore della fede. Chi di noi potrà mai sentirsi meritevoli di un così grande amore? Dunque siamo di fronte a un coraggio dell'amore di Dio. Una quarta caratteristica di questo Dio è la gioia. Fa festa come un bambino per il ritorno del figlio. Anche qui sarebbe interessante approfondire la caratteristica di questa gioia che va al di là della misura di ciò che noi attribuiremmo a un Dio. Cioè siamo di fronte ad una manifestazione, direbbe il pensiero tradizionale scolastico, antropologica di Dio. Ma ancora una volta la grande provocazione è questa: dobbiamo pensare ad un antropomorfismo o dobbiamo pensare a un aspetto della rivelazione che provoca la nostra idea di Dio, che la rende in qualche modo inquietante rispetto alle rassicurazioni che noi vorremmo porre o ai paletti che vorremmo stabilire. E questo ci porta al punto conclusivo, alla quinta idea che volevo accennare, e cioè la sofferenza divina. Dunque, su questo devo dire che anche personalmente ho vissuto una vicenda molto interessante. Nei primi anni del mio insegnamento, attraverso il lavoro che facevo soprattutto in campo cristologico, negli anni della formazione a Napoli, a Tubinga, a Parigi, mi ero andato convincendo del fatto che la sofferenza non può essere indegna di Dio. E di questo mi convinceva anche la tradizione patristica, soprattutto i concili dei primi secoli, Unus de Trinitate passus est, Deus passus est. Ma non vi nascondo che nei primi anni di insegnamento queste riflessioni sulla sofferenza di Dio provocarono non poche difficoltà a me e anche al mio amatissimo padre nella fede, il cardinale Ursi, che era il gran cancelliere della facoltà, perché, ormai sono passati tanti anni, un richiamo della congregazione della dottrina della fede lo costrinse a intervenire e a chiedermi di chiarire questo punto che risultava non accettabile nel mio insegnamento e in qualcuno dei miei scritti di quel tempo. Devo dire che da questo è passata molta acqua sotto i ponti, al punto tale che quello che allora, insieme ad altri naturalmente, pensate agli studi di Varillon, il gesuita francese, no? La souffrance de Dieu, per esempio, pensate a Kazuki Tamori, la sofferenza di Dio, il teologo luterano giapponese, e così via, cito solo dei nomi, fai tantissimi ormai, quello che per me fu un momento di profonda liberazione fu la Dominum et Vivificantem di Giovanni Paolo II. Perché con l'autorità del Magistero Pontificio, in questa enciclica sullo Spirito Santo, ai numeri 39 e 41, Giovanni Paolo II fa propria la dottrina di quei concili della Chiesa antica che parlano di un Deus patiens e dice esplicitamente: questa presenza del dolore in Dio ci rivela un paradossale mistero d'amore. Nel profondo del mistero della croce agisce l'amore
che riporta nuovamente l'uomo a partecipare alla vita che è in Dio stesso. Dio soffre. Qual è la grande differenza? Che la nostra sofferenza di umani è normalmente una sofferenza meramente passiva, subita, cioè qualcosa a cui noi non possiamo sottrarci. La sofferenza di Dio è una sofferenza liberamente scelta. Dio soffre per amore nostro, perché è compassionevole e misericordioso, perché è un Dio che prende sul serio il gioco della nostra libertà, che si autolimita davanti al rischio della nostra libertà. Che cosa significa questo? Che il nostro peccato non lascia Dio indifferente. Se lo lasciasse indifferente, chiuso nella sua divina imperturbabilità, sarebbe appunto il Dio aristotelico, l'atto puro, il motore immobile, ma non il Dio di Gesù Cristo. Allora, attraverso questi cenni, quello che vorrei dire è che il tema della misericordia di Dio implica una profonda conversione teologica, cioè è l'idea di Dio che deve essere modificata su quello che Gesù ci ha rivelato e non su quello che un pensiero, per quanto degnissimo e altissimo, metafisico speculativo, impone di ritenere. In altre parole, la misura della verità per noi credenti non è la metafisica, fosse pure di Aristotele, ma è la parola di Dio e la rivelazione di Gesù. Allora, e chiudo questo terzo punto, l'immagine di Dio che Gesù ci ha rivelato è un'immagine inquietante, sovversiva, ma proprio per questo un'immagine che dona libertà e gioia, speranza e pace al nostro cuore. Credo che su questo punto dovremmo uscire da quella scappatoia che diceva: qui parliamo un linguaggio della spiritualità e dell'edificazione, ma in chiave teologico-speculativa dobbiamo parlare un linguaggio del rigore metafisico-concettuale. No. Senza esitazione, io sono convinto che su questo punto non può essere la Bibbia ad obbedire ad Aristotele, ma deve essere il pensiero speculativo, almeno dei credenti, ad obbedire alla Bibbia. Siamo di fronte ad una rivoluzione del concetto di Dio. E quello che, come vi ho detto, mi commosse profondamente fu il coraggio di Giovanni Paolo II nell'assumere queste idee e nel proporlo nel suo altissimo magistero. Devo anche dire, posso dirlo in un clima di amicizia e di fraternità di cui il vostro vescovo mi onora e di cui voi mi onorate, che ebbi modo anche di parlarne con Giovanni Paolo II. E sentì, Giovanni Paolo II era profondamente un mistico, è un uomo veramente abitato da Dio, e per lui era assolutamente chiaro che un Dio che è amore è un Dio che accetta anche la possibilità del dolore, perché chi ama, ama l'altro non imponendo se stesso, ma riconoscendone l'alterità, la dignità, la libertà e dunque anche il rischio dell'incorrispondenza e quindi del dolore da parte di chi ama. Ecco, questo è un punto su cui mi permetto di dire un approfondimento teologico ecumenico sarebbe fondamentale. Qui e lì gli anni che ci hanno preceduto hanno prodotto contributi importanti, ma io cito un solo nome perché per me è particolarmente significativo: la conversione di Jacques Maritain a questa idea, avvenuta solo dopo la morte della moglie e solo dopo la lettura del Journal. E per Maritain quelle riflessioni che hanno profondamente cambiato la sua visione di Dio sono state non il frutto di un ritorno ad Aristotele, ma di una scoperta attraverso l'esperienza mistica della moglie Raissa del Dio della Bibbia. E arrivo così all'ultima parte della mia riflessione. Misericordes sicut pater, misericordia ed ecumenismo. Ebbene, davanti al padre, sappiamo, nella parabola ci sono due figli.
Fondamentalmente, qual è il peccato del figlio? Dammi ton bion. Noi traduciamo le sostanze, la parola letteralmente significa la vita. Il peccato fondamentale dell'uomo davanti a Dio è di volersi gestire la vita impropria, et si deus non daretur, come se Dio non ci fosse. Questo è fondamentalmente il peccato. Tutti i volti e le forme del peccato si radicano in questa opzione di fondo, in questo voler essere noi a gestire in assoluto la vita, esattamente quello che il giovane fa. Ma quello che è estremamente interessante è il destino del giovane, soprattutto la storia del suo ritorno. Gesù ci parla della conversione come Teshuvah. Gesù è un ebreo. Ricordatelo sempre, come ci dice il direttorio, ebreo ed ebreo per sempre. Noi siamo discepoli di un ebreo. Di un ebreo che ha pensato ebraicamente. E questo non toglie nulla alla sua divinità. Ci dice solamente quanto l'incarnazione fosse seria, autentica. Io ricordo una volta, dopo una conferenza a Torino, fui invitato in casa Agnelli e mi raccontavano questo episodio interessante della sorella, credo di Giovanni Agnelli, che era suora, si era fatta suora. Quando la nipote Margherita voleva sposare Elkan ebreo, era molto inquieta perché diceva: chi lo dice alla zia suora? E allora finalmente si decidono e quindi la famiglia in gran pompa va dalla zia suora a comunicare che la nipote, amatissima e prediletta, si sarebbe sposata un ebreo. Reazione della monaca: che gioia, anch'io sono sposata con un ebreo. Ecco, vorrei dire in questa forma di battuta, l'ebraicità di Gesù va valorizzata fino in fondo. Guardate, vi assicuro, per me è stato commovente quest'anno parlare, non tanto la lecture ufficiale, che è stato anche un momento bello perché vedeva davanti a me pochi rabbini veramente, vedeva soprattutto i professori e gli studenti dell'università ebraica, i vescovi di Gerusalemme, di Nazareth, eccetera, ma il seminario del giorno seguente, quando io ho lavorato con i dottorandi dell'università ebraica. E vedere questi giovani ebrei seri, studiosi, ricercatori, che così profondamente si interrogavano sulla figura di Jesus the Jew, Gesù l'ebreo, come patrimonio della loro identità, allora è stato perfino commovente, se noi pensiamo alle polemiche reciprocamente rivolte fra cristiani e ebrei nel passato. E allora veniamo a quelle che sono le cinque tappe del ritorno, che hanno poi una speciale rilevanza ecumenica. Qual è la prima tappa? La prima tappa è star male. Il giovane sta male, perciò ha mangiato le ghiande dei porci. Siccome nella tradizione ebraica mangiare insieme significa comunione di vita, no? Se voi andate a consultare sullo Strack Bilderbeck, che certamente avrete nella biblioteca con i suoi 7 volumi, e cioè il testo che per ogni versetto del Nuovo Testamento vi dà lo sfondo giudaico con le tradizioni ebraiche, ebbene, chi mangia il cibo dei porci diventa un porco, quindi diciamo la condizione di alienazione il giovane l'ha raggiunta. Ma qual è la prima tappa? La prima tappa è lo star male, cioè sentire il peso dell'esilio esteriore. Guardate che questo in campo ecumenico è molto importante. L'ecumenismo nasce, storicamente siamo tutti d'accordo che l'ecumenismo moderno nasce nel 1910, no? All'incontro delle società missionarie di Edimburgo, nasce da una situazione di disagio, e cioè lo scandalo di dover annunciare divisi il Vangelo della carità e dell'amore. Se noi non avvertiamo questo disagio iniziale, se noi non sentiamo che la divisione è una ferita e la sentiamo come tale nel nostro cuore, noi non faremo mai vero ecumenismo. La prima tappa della conversione, il disagio di mangiare le carrube dei porci, cioè lo star male, il sentire di star male, questo non deve abbandonarci mai
nella coscienza ecumenica. Io farò l'applicazione ecumenica di tutti e cinque i punti del ritorno del Figlio, perché fondamentalmente l'idea che vorrei trasmettere è che l'ecumenismo è una grande storia di conversione, non da una chiesa a un'altra, ma di tutte le chiese, di tutti i cristiani a Cristo. Detto fra di noi cattolici, la Chiesa cattolica sarà tanto più ecumenica quanto più vivrà profondamente il suo ritorno a Cristo e la centralità di Cristo. E questo senza nulla togliere a tutti i doni di cui si sente portatrice, ma come un'esigenza profonda della sua chiamata. Allora, primo punto, il disagio, il dolore della divisione in campo ecumenico. Secondo punto, il ricordo della patria, e cioè una casa dove c'è pane in abbondanza perfino per i salariati. In chiave ecumenica, questa tappa corrisponde alla presa di coscienza del fatto che l'unità è un dono, ottenutoci da Cristo col suo sangue sulla croce. Dunque, ricordare sempre questo, che l'unità che noi vogliamo è un'unità che ci è già stata data. Come si dice, si ripete nel Vaticano II, siamo nell'economia dello iam e nel nondum, del già e nel non ancora. Noi non cerchiamo un'unità semplicemente futura, noi vogliamo esplicitare un'unità che è già presente, che è già donata. E questo mi sembra una straordinaria bellezza, perché ci fa capire che l'unità è dono di Dio e che Dio ci fa doni che sono senza pentimento. Dunque si tratta di riscoprire l'unità donata, non di costruirla noi con le nostre forze. Terzo elemento, percepire l'esilio esteriore. Padre, ho peccato contro il cielo e l'esilio interiore. Ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. In realtà, alle origini del peccato c'è l'aver voluto gestire la propria vita diventando ricchi di sé e poveri di Dio. In ambito ecumenico, questo corrisponde alla presa di coscienza del peccato che è la base di ogni divisione e della necessità di far penitenza rispetto ad esso, per trovare la comunione voluta dal Signore. In altre parole, l'ecumenismo passa attraverso la croce. Se non c'è un impegno, una disponibilità al sacrificio, potete fare il più bello istituto di studi ecumenici del mondo, ma l'unità non si farà. Cioè, chi vive la passione per l'unità del corpo di Cristo sa quanto grande è la sofferenza che deve pagare per questa causa. Io ricordo, ho avuto la grazia grande nella mia vita di accompagnare alcuni cammini. Uno di questi fu quello di Max Thurian, che tutti ricordiamo. Come sapete, Max Thurian era calvinista, confondatore della comunità di Tese. Poi si legò con grande amicizia alla Chiesa di Napoli, al Cardinale Ursi. In quel periodo io ero responsabile dell'ecumenismo, quindi nacque questa amicizia profonda. Bene, Max Thurian ha pagato un prezzo di grande sofferenza per il passo che fece di entrare nella Chiesa Cattolica e di ricevere il sacerdozio. Lui ha sempre sottolineato una cosa bellissima, che non rinnegava nulla di ciò che aveva ricevuto nella Chiesa Riformata, che era stata per lui come una madre, ma diceva: il tornare alla madre naturale non significa disprezzare la madre che ci ha allevato, significa portare a pienezza ciò che ci è stato donato. Ecco, io credo che questo è quello che vuol dire la terza tappa del figliol prodigo, cioè che quando tu percepisci l'esilio interiore senti il bisogno di esplicitare in un segno che supera la tua lontananza, fondandoti nella fiducia nella misericordia di Dio. Di qui il no al passato e il sì al futuro, che sono la quarta tappa del giovane, e che in campo ecumenico vengono a dire il coraggio di abbandonare prassi, procedure che feriscono la sensibilità dell'altro in campo ecumenico per scegliere vie di rispetto e di comunione. Qui devo dire, i papi da Giovanni XXIII in poi ci hanno dato una straordinaria testimonianza di rispetto dell'altro. Ricordate il gesto, faccio un solo esempio, di Paolo VI che si piega, si china per terra a baciare i piedi di Melitone. Io credo che questi gesti
sono più eloquenti di tante parole. L'ecumenismo è fatto di un atto di coraggio e di audacia nell'amore. E infine l'andare effettivamente dal Padre, il non rimandare a domani quei passi che noi possiamo compiere oggi. E qui inserisco un brevissimo riferimento, poi se vorrete dopo nel dialogo potremo fare, a quello che è avvenuto a Chieti nel mese scorso. Io sono membro della Commissione Mista Internazionale Cattolica Ortodossa. Dalla ripresa, voi sapete ci fu la difficile, tragica interruzione dell'anno 2000, ma poi nel 2006 si riprese, 2007 Ravenna, poi ci sono state ben tre sessioni, Cipro, Amman e Vienna, senza risultato, finalmente l'incontro di Chieti, che ha prodotto questo documento che io non esito a definire straordinario. Un documento di grande rilevanza. Perché? Ecco, il clima è stato certamente nuovo, anche perché non avevamo più l'amabile Zizulas che presiedeva da parte ortodossa. Io conosco Zizulas da 40 anni, ma vi devo dire che pur volendogli un grande bene, era la persona meno adatta a guidare la delegazione ortodossa, perché Zizulas o la pensi come pensa la sua teologia, o non ti accetta, e gli ortodossi erano in rotta con lui. Abbiamo avuto un nuovo presidente ortodosso, Job di Telmessos, che è stato molto bravo, molto rispettoso, ma anche molto deciso. Siamo giunti al testo sul primato e la sinodalità. Ora, in questo testo si applica il canone 34 degli Apostoli, principio fondamentale dell'ecclesiologia ortodossa, che recita così: perché ci sia Chiesa occorre un protos che fa lei, primo e capo. A livello di Chiesa locale è il Vescovo. A livello di Chiesa regionale è il Patriarca. Fin qui la teologia ortodossa. Il grande passo comune compiuto a Chieti è stato di riconoscere che questo si deve applicare anche alla Chiesa universale. Che la Chiesa universale ha bisogno di un protos che fa lei, soprattutto in un mondo globalizzato. E che questo protos kefalè non può che essere il vescovo della Chiesa prima nella pentarchia delle Chiese antiche, la Chiesa di Roma. Dunque, il vescovo di Roma è colui che nella comunione universale delle Chiese è primo e capo. Questo esercizio del primato è un esercizio del primato di onore, ma attenzione, la formula non è affatto una formula debolista. Perché se per l'Occidente la Chiesa latina significa la potestas directa e immediata del Papa sulla Chiesa, lo stesso Vescovo di Roma, nei confronti delle Chiese d'Oriente, che hanno una storia ben diversa, può avere un ruolo di primus inter pares, non nel senso debolista in cui spesso lo abbiamo letto, ma nel senso definito dal Concilio di Nicea nel 325. E qual è questo senso? Che un concilio è ecumenico e quindi le sue dichiarazioni sono normative per la fede solo se c'è la sinergia, questa è la parola, sinergia del Vescovo di Roma. Questo lo ha sancito Nicea. Cioè solo se il Vescovo di Roma vi è stato presente attraverso un suo legato o ha accettato e approvato le decisioni conciliari. Questo è quello che il documento di Chieti oggi ripropone alla Chiesa. Cioè non una potestas immediata et directa, perché nella tradizione orientale questa non c'è mai stata, c'è stata per l'Occidente, ma il riconoscimento di quell'effettivo esercizio di primazia che nell'Oriente c'è sempre stato nel primo millennio e che solo dopo la rottura di Fozio è diventata poi scissione, lacerazione. Il dialogo ecumenico di questi anni ci sta facendo ritrovare la via dell'unità, comprendendo una cosa fondamentale, che il Papa non è l'avversario da combattere o il nemico della libertà, ma è nel suo servizio di vescovo della Chiesa prima nella pentarchia, colui che è il garante universale della comunione. E, come molti fratelli ortodossi hanno citato, sono tanti i casi storici del primo millennio in cui le Chiese d'Oriente hanno fatto ricorso al Vescovo di Roma, perché intervenisse o in un conflitto interno di una chiesa o in un conflitto fra le chiese come arbitro attraverso un suo legato, un suo rappresentante.
Guardate che le prospettive che si aprono col documento di Chieti, mi permetto di dire, sono le prospettive dell'orientale Lumen, di ciò che Giovanni Paolo II aveva dichiarato di essere pronto ad accettare subito nella relazione con le chiese sorelle dell'ortodossia. Infine, e chiudo, questo andare effettivamente dal padre, questo compiere questi gesti, mi sembra che sia quanto oggi ci viene chiesto per l'ecumenismo. Quel cammino voluto fortemente per la Chiesa Cattolica dal grande evento dello Spirito che fu il Concilio Vaticano II, è un cammino che si è andato maturando fortemente anche nelle chiese ortodosse. Ieri, tenendo la prolusione a Chieti, sul documento di Chieti, appunto, all'Istituto Teologico, ho voluto inquadrare la prolusione nei due grandi renouveau ecclesiologiques del Novecento, il rinnovamento ecclesiologico cattolico, che è culminato nel Vaticano II, e il rinnovamento ecclesiologico ortodosso, che parte soprattutto col contributo degli slavofili, come Iakov Afanasiev, giunge a Zizulas, e che oggi diventa un punto di riferimento fondamentale per un dialogo nuovo fra la Chiesa d'Oriente ed Occidente. E chiudo con il riferimento all'altro figlio. Anche qui potremmo tracciare 5 tappe, ma per misericordia non lo faccio. Dico soltanto che non basta la vicinanza interiore, esteriore, perché ci sia anche la vicinanza interiore al Dio della misericordia. Dunque, anche per noi cattolici, consapevoli della pienezza di doni che Dio ha fatto alla Chiesa cattolica nei secoli, ci deve essere sempre una straordinaria umiltà verso l'altro, una prontezza a cogliere i doni che ci vengono da altre tradizioni cristiane, una disponibilità a camminare insieme nella verità e nella libertà del dialogo. Chiudo con una preghiera di Santa Faustina Kowalska. Abbiamo parlato della misericordia. Questa giovane donna ha dato una testimonianza straordinaria di questa misericordia. E lo faccio perché Faustina usa un linguaggio che è il linguaggio dell'amore. Noi non dobbiamo aver paura in teologia di usare un linguaggio che non sia quello semplicemente tecnico definitorio dell'ultima scolastica, ma che ritorni ad essere il linguaggio non solo dei mistici e degli spirituali, ma della grande tradizione cristiana, che è sempre un linguaggio legato al tema dell'amore. Ti saluto, amore nascosto, vita della mia anima. Ti saluto, Gesù, sotto le tenue apparenze del pane. Ti saluto, mia dolcissima misericordia, che ti riversi su tutte le anime. Ti saluto, bontà infinita, che spandi all'intorno torrenti di grazia. Ti saluto, splendore velato, luce delle anime. Ti saluto, sorgente inesauribile di misericordia, fonte purissima, dalla quale sgorga per noi la vita e la santità. Ti saluto, delizia dei cuori puri. Ti saluto, unica speranza delle anime peccatrici. O mio Gesù, tu sai che ci sono momenti nei quali non ho né pensieri elevati né estro di spirito, sopporto pazientemente me stessa e riconosco che questa sono proprio io, poiché tutto ciò che è bello in me è grazia di Dio. Allora mi umilio profondamente, invoco il tuo aiuto e la grazia della tua presenza non tarda a giungere in un cuore umile. È un testo emotivo, affettivo, sentimentale, come valuterebbe una certa tradizione scolastica moderna, o è un testo che tenta di esprimere in un linguaggio ricco di queste risonanze la verità di un'esperienza di Dio che non è risolvibile o catturabile in una formula, ma che ci chiama continuamente ad andare oltre, ad aprirci all'altro nell'obbedienza della fede e nell'esercizio della carità? A voi la risposta e il grande grazie per avermi ascoltato con tanta misericordia.